Allora, oggi facciamo un po' una semi-pausa, non del tutto riposo, ma diciamo così, allentiamo un attimo il ritmo rispetto agli argomenti che stiamo portando avanti e riprendiamo, diciamo così, tematiche un pochino più generali, un pochino più descrittive. Quindi nel frattempo abbiamo tempo, facendo esercizi, facendo i laboratori, di digerire meglio sia il modello di processo che il modello concettuale. Nel frattempo ci prepariamo per la prossimo modello, che saranno i casi d'uso, il prossimo, diciamo così, capitolo, come li chiamiamo, del corso, in cui cominceremo a parlare di casi d'uso e ci arriveremo facendo un percorso, no, in cui andiamo anche a riprendere, ne approfittiamo per andare a riprendere le motivazioni di quello che stiamo facendo, no? Io sono partito di brutto la prima lezione dicendo: queste sono il modello concettuale, adesso cerchiamo, perché avevo fretta di mandarmi in laboratorio e cominciare a farli lavorare. Adesso abbiamo un pochino più di respiro, abbiamo davanti a noi domani e settimana prossima due laboratori sulla modellazione di processo, tra cui quello di domani riprenderà l'esercizio che abbiamo visto la volta scorsa sul modello concettuale, quindi continuiamo di fatto lo stesso esercizio, riuscendo a vedere, diciamo, entrambi i lati, e poi faremo ancora una settimana, quindi abbiamo tre settimane davanti, tre laboratori di riepilogo, in cui abbiamo un esercizio che vi chiede di fare sia processo che il modello concettuale, no? Quindi approfittiamo di questa, diciamo così, non dico momento di pausa, ma il fatto dell'anticipo con cui abbiamo trattato certi argomenti, per andare a inquadrare meglio il resto, no? Allora, oggi andiamo appunto a riprendere il capitolo iniziale del corso con la sua definizione di sistemi informativi, cercando di puntualizzare i vari aspetti, no, con cui il sistema informativo può essere descritto, può essere modellato. Noi ne abbiamo visti alcuni, adesso cercheremo di metterli nel contesto, quei due che abbiamo visto all'interno dell'insieme di tutte le possibilità, in modo da non dimenticarci mai che il sistema informativo è uno, ma i modi di guardarlo sono moltissimi, ciascuno con ovviamente delle finalità diverse. Allora, partiamo solo con, se vogliamo, un grammo di filosofia per chiarire la differenza tra informazioni e dati. La definizione forse questa che dovrebbe essere l'era dell'informazione, dovrebbe essere quasi scontato, però noi ciò che cerchiamo di fare è di tenere ben distinto quello che è semplicemente, dico banalmente o semplicemente o grezzamente, un dato, che può essere un numero, un valore, una data, un importo, un nome, che da solo non vuol dire niente. Da solo io posso dire 27, che è bellissimo, però non vuol dire nulla. Oppure posso dire 14:46, che è l'ora attuale. Mi significa qualcosa? No, è un dato che ho. Il sistema informativo è una macchina fatta di una parte hardware e una parte software, che macina dati. Quindi gli arriva un ingresso dei dati, dei numeri, li elabora in qualche modo per fornire in uscita un qualche tipo di risultato, secondo le regole che abbiamo dato noi, che abbiamo definito noi. I dati grezzi, di base, no, da soli non sono né utili né comprensibili. Ciò che facciamo noi quando progettiamo un sistema, ma anche quando poi lo utilizziamo, quando cerchiamo di estrarre del valore, è di associare un significato a quei dati. Allora, questo sì, perché questo ci dice che 14:46 non era un dato qualunque, ma era l'informazione su che ora è adesso. L'informazione, un dato diventa informazione quando acquisisce un significato utile, non per il sistema informativo, ma utile per gli utenti del sistema informativo, per gli umani che l'hanno progettato, che lo stanno utilizzando, che stanno, diciamo, erogando dei servizi basandosi su questo. Ok? Quindi noi cerchiamo istintivamente, siamo esseri in buona parte razionali o comunque intelligenti, ragioniamo sul piano dell'informazione. Per noi un dato privo di un'utilità non esiste. Cioè, se ti dico una cosa è perché ti sto specificando un'informazione utile, che ha un suo significato, ha un motivo, rappresenta qualcosa di reale. Okay? Questo però devo rendermi conto che lo faccio solo io,
Nel momento in cui passo alla progettazione del sistema informativo, il sistema informativo perde totalmente la conoscenza del significato di ciò che sta facendo. Proprio solo il concetto stesso di significato non ce l'ha una macchina, no? Non avendo una coscienza, e quindi lavora semplicemente con dei dati. Qui sta, diciamo, lo sforzo che dobbiamo fare noi in fase di analisi, in fase di progettazione, capire il significato, capire quali sono le informazioni che vogliamo elaborare ed esprimere queste informazioni, quindi uso la parola informazione quando per me ha un significato, esprimere queste informazioni sotto forma di dati. Quando noi facciamo quel modello concettuale, a un certo punto lì c'è un attributo di tipo stringa, là c'è un attributo di tipo intero. È un dato, quello lì lo puoi dare in pasto a un database, lo memorizza quel dato, ma a che cosa serve? È giusto? È sbagliato? Come viene interpretato? Il sistema informativo non lo sa. Siamo noi che stiamo... Il legame, no? Tra il dato che sta alla base, il dato grezzo, e l'informazione che si rappresenta, beh, questo legame lo possiamo solamente dare noi progettisti. Progetto una macchina che abbia 27 ingranaggi e cosa fa? Fa il cambio dell'automobile. Gli ingranaggi da soli semplicemente girano a seconda di come sono montati, loro non sanno cosa stanno facendo. Siamo noi che sappiamo che abbiamo progettato un cambio. Ecco, la stessa, la cosa è la stessa qua. Quindi noi impropriamente diciamo che il sistema elaborativo, informativo elabora delle informazioni, in realtà lui elabora dei dati che se non abbiamo fatto errori noi di progettazione, di realizzazione, questa elaborazione dei dati fa sì che venga prodotta dell'informazione, o modificata, o analizzata, o estratta dell'informazione. L'informazione è una bestia strana, no? Proprio dal punto di vista merceologico, perché non ha peso, non ha odore, non ha colore, l'informazione non si consuma mai, no? Infatti questo fatto che l'informazione è duplicabile all'infinito senza perdita di precisione, è quello che manda in palla molti dei modelli economici, diciamo, della old economy, quando si cerca di applicarle all'economia dei sistemi attuali, il fatto che non ha costo replicare qualche cosa. E non si perde informazione nel duplicare. Se io ti do qualcosa, non è detto che a me venga a mancare. Lo diamo per scontato, ma non è scontato così, eh? Cioè, se voi parlate con qualche bambino, no? E dici: allora prendo questo, lo metto sulla chiavetta, lui ti dice: ma poi non ce l'hai più, no? Perché siamo abituati allo scambio di oggetti fisici. Adesso noi ormai ci viviamo da anni, no? Nell'informatica, ma non è affatto intuitivo in realtà il fatto che le cose possono essere riprodotte all'infinito con costi, no? Costi marginali nulli. Quindi questo importa, questo, diciamo, queste caratteristiche importano abbastanza poco al sistema informativo, ma dovrebbero importare a chi si preoccupa dell'aspetto organizzativo che sta dietro all'introduzione di un sistema informativo. Lo dico con un esempio molto concreto: se prima prendere un foglio e farne 27 fotocopie aveva un costo e tu non potevi pensare di fare la fotocopia della fotocopia della fotocopia, che per poi non hai più l'originale, non sai più di chi è la firma, devi autenticare, tutti questi barocchismi qua che in qualche zona del nostro sistema pubblico esistono ancora, non hanno più senso. Esistevano dei processi pensati in un certo modo perché c'erano dei vincoli fisici a come l'informazione poteva essere spostata. Adesso non ha più senso. Sono anni che ormai, sto pensando ad esempio alla pubblica amministrazione, in cui a una pubblica amministrazione è vietato chiedere all'utente, a noi, a voi, un'informazione che un'altra pubblica amministrazione già possieda. Okay? E questo è il motivo per cui, ad esempio, le segreterie studenti non fa più i certificati, no? Non c'è più il Politecnico che certifica qualcosa, sei tu che te lo certifichi per te stesso nei confronti dell'altra amministrazione. Se l'altra amministrazione non ci crede oppure vuole avere la certezza, chiede direttamente al Politecnico, non chiede a te persona che tu faccia da tramite di un pezzo di carta preso di qua e arrivato di là. Però quante volte ancora in realtà vi richiedono un certificato, una fotocopia, un attestato? Quante volte voi avete scritto nome, cognome, matricola, data di nascita su un documento del Politecnico e che il Politecnico li ha già questi dati, no? Cioè, passare veramente a una cultura in cui,
si ragiona sul fatto che l'informazione, diciamo così, è leggera, può essere spostata indipendentemente dall'aspetto fisico, ha un impatto, dicevo, non tanto informatico quanto organizzativo, e non l'abbiamo ancora assorbito bene del tutto. Vabbè, qui non andiamo troppo nella... Ovviamente ciò che dobbiamo fare noi è gestire questa informazione, no? E quindi avere l'informazione che può essere gestita da un sistema automatico, il quale elabora dati, ma noi sappiamo che queste elaborazioni sono fatte bene, per cui, no, diciamo così, fanno progredire questa informazione attraverso i processi che deve seguire, e permette un'automazione maggiore, permette di automatizzare i processi, di snellirli, di accelerarli, di renderli meno costosi, ma, e va bene, e questo è l'aspetto base, quello operativo. La stessa cosa che facevo prima, la faccio lo stesso con minor fatica, probabilmente, se tutto funziona bene, no? Ma non solo, avere questi dati disponibili permette, anche qua, con un costo risibile rispetto al passato, di avere delle informazioni aggregate di livello superiore. Quindi permette di analizzare, guarda, io devo fare in un modo oppure in un modo diverso. Ma andiamo a vedere che cosa è successo negli ultimi 6 mesi. Avere le informazioni statistiche su che cosa è successo nel passato è facilissimo, perché basta andare a interrogare i dati che il sistema ha usato per erogare, no, le funzioni di volta in volta. Adesso voi banalmente sul portale della didattica avete per ogni corso, per ogni docente, i voti che lui dà, quanti ne promuove, qual è il voto medio, eccetera eccetera. All'epoca dei registri cartacei questa era un'informazione che non esisteva, poteva esistere il sottobosco, la voce di corridoio, oppure chi voleva veramente avere quell'informazione doveva mettersi lì con calma, diciamo così, spendendo del tempo di andare a reperire i dati, perché non c'erano. Adesso ci sono e permettono, in realtà permettono nulla, perché semplicemente è un dato che vedete lì, ma tanto non potete scegliere, e quindi vi subite quell'informazione, no? E sapete che quel corso è così, se quel docente si comporta così, tutto. Però il poter a costo zero, ad esempio, confrontare i voti di 2 corsi paralleli per capire se sono allineati o no, no, ti permette di attuare i processi decisionali che prima non potevi. Quindi quello che sto cercando di dire è che i dati non hanno un valore solamente perché ci permettono di fare delle cose, no? Di svolgere delle attività, ma ci permettono anche di interrogarci su come queste attività sono state svolte. Quindi passiamo dal livello operativo a livello decisionale, a livello manageriale, a livello strategico, analizzando quei dati da punti di vista diversi. Gli stessi dati, non ho bisogno di fare operazioni diverse, no? Per raccogliere altre informazioni, ma semplicemente uso i dati del livello operativo estraendo informazione diversa, quindi elaborandoli in modo diverso per farmi dare delle risposte diverse. Vabbè, questo è un po', se vogliamo, il sottostrato dietro tutto il lavoro che facciamo sui sistemi informativi, cercare di vederli da più punti di vista. Troppo spesso c'è una separazione tra i vari livelli, sistemi diversi che si occupano di cose diverse, no? Avremo modo più volte di citarlo, di menzionarlo, ma l'abbiamo già anche visto a livello flash, facendo i modelli di processo, quando tu ti accorgi che un processo ha bisogno di comunicare con un altro perché ha bisogno di informazioni che sono dall'altra parte. Ma questo diventa sempre più chiaro oggi quando il numero di sistemi informativi si moltiplica sempre di più. E allora ognuno riesce a dare valore non solo in quanto ai dati che contiene, ma anche alla possibilità di accedere e integrarsi con dati di altri, e quindi possono permetterti di salire di livello. Quando parliamo di sistemi gestionali, Management Information System, riprenderemo questo tipo di ragionamento. Ma venendo più sul concreto, il sistema informativo può essere visto da vari punti di vista, come qualunque oggetto, come qualunque sistema.
Se devo comprare un'auto, la posso vedere dal punto di vista estetico, la posso vedere dal punto di vista prestazionale, dei costi di acquisto, di investimento, quindi dei costi di manutenzione, cioè di funzionamento, eccetera, eccetera, no? E anche il sistema informativo, come qualunque tipo di prodotto o servizio, ha diversi punti di vista da cui può essere affrontato ed è scritto, non ce n'è uno che deve prevalere sugli altri. Qui sono stati indicati quattro, diciamo, macro direzioni attraverso cui posso analizzare un sistema informativo e descriverlo. E ricordiamoci che nel momento in cui io vi metto sempre nel vostro, provo a mettermi sempre nel vostro futuro, quando sarete l'ingegnere gestionale che all'interno di un team di information technology deve decidere gli acquisti o decidere il make or buy, cioè se lo costruiamo noi oppure cerchiamo di trovarlo sul mercato oppure dobbiamo fare una reingegnerizzazione, fate attenzione che l'unico criterio non sia solo insomma, il costo, no? Oppure l'effort iniziale. Un sistema informativo va visto dal punto di vista dell'evoluzione. Noi siamo in un mondo in cui ogni 6 mesi ciò che hai diventa vecchio da buttare. Ok? Cose che, questo è un po' il ritmo dell'elettronica di consumo che comprende anche i dispositivi di accesso, le modalità con cui le persone sono abituate ad interagire con la tecnologia, si rinnova, diciamo, ogni 6 mesi. Poi ci sono alcune cose ovviamente che hanno durata maggiore, ma c'è un flusso di novità continuo. E allora il mio sistema informativo, l'investimento che io faccio oggi, come si pone rispetto al fatto che tra 6 mesi, 1 anno, 3 anni, 10 anni l'informatica sarà completamente diversa da come la conosciamo adesso? E non solo l'informatica dal punto di vista delle macchine, ma anche proprio le modalità, le aspettative che hanno gli utenti. Ce ne accorgiamo dai dettagli, c'è cioè il disagio che uno prova nel collegarsi a un sito qualunque, diciamo il sito del Politecnico, la segreteria, il portale della didattica, cose di questo genere, cioè lo vedi, anche se ogni tanto ridisegnano, cambiano i colori, ma lo vedi che è stato pensato 15 anni fa, come impostazione. Rispetto a un'impostazione molto diversa, adesso facciamo l'esempio di social network in cui invece è l'informazione che viene a te, non sei tu che devi andartela a cercare, no, nei vari meandri. E questo è un modo diverso proprio di pensare e progettare sistemi informativi. Alcuni sono rimasti indietro rispetto ad altri, ma tra 10 anni anche l'impostazione attuale, diciamo così, social sarà superata da altre cose, non so ancora dirvi quali, se no sarai ricco, non sarai qui. No, magari sei qui lo stesso, Marico. No? Però dobbiamo porci questa domanda. Quanto deve vivere questo sistema? Quanto pensiamo che sopravviva al cambiamento delle tecnologie, al cambiamento delle modalità di interazione, al cambiamento dei dispositivi di accesso? 15 anni fa non si poteva pensare di avere, che il mobile sarebbe stato, no, la modalità di accesso principale a molti dei siti. Poi è successo in realtà, no? Quindi, nel momento in cui io metto a budget qualche cosa, devo già sapere quando deciderò di farlo morire. Perché nel frattempo l'evoluzione va avanti, io ovviamente non posso stare dietro ogni singola variazione, ma a un certo punto devo dire, va bene, a quel punto butto via tutto e ricomincio da capo, perché il mondo intorno a me sarà cambiato. Dal punto di vista tecnologico, questo non è un problema tanto nostro, diciamo così, nel giochino che stiamo facendo del futuro responsabile. Però anche lì le scelte tecniche che vengono fatte dipendono dall'evoluzione delle tecnologie, delle librerie, dei linguaggi, dei database sottostanti, no? Anche qua ogni momento ce ne sono di nuovi, quindi c'è sempre una tensione molto forte tra il vado sul sicuro, quindi continuo a usare per il prossimo anno, per il prossimo sviluppo, per i prossimi sistemi ciò che ho usato già l'anno scorso. E quindi transitivamente ciò che avevo usato 2 anni fa, ciò che avevo usato 3 anni fa, 4 anni fa e così via. E quindi rimango con un piede negli anni 60, dal punto di vista tecnologico, oppure dall'altra parte c'è la tensione, ah, questo qua è appena uscito, bellissimo, no? Ottime recensioni dei primi 3 che l'hanno provato, di cui 2 sono quelli che hanno scritto, e allora usiamo questo, no? E ci buttiamo perché è nuova tecnologia, perché è più bello, perché è più di moda, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente tra questi due errori, non ho dubbio a catalogare gli errori entrambi, bisogna poi decidere dove ci posizioniamo.
È tutto qua, alla fine uno deve essere cosciente delle decisioni che prende, non semplicemente perché gli arriva il consulente della ditta tal dei tali, ah che bello, usiamo questa tecnologia perché lui me l'ha venduta bene. Lui è il suo mestiere a vendere bene, ha fatto bene il suo mestiere, ma non ha detto che poi il prodotto, no, sia valido, no, per quanto... E poi ci sono i due aspetti più, diciamo, più specifici per il nostro lavoro di analisi, cioè quello funzionale. Alla fine, questo sistema, cosa deve fare? Quali funzioni di business, quali funzioni aziendali va a intercettare? Quali sì e quali no? E come? Ma quali sono le cose che fa? Sì, ma cosa fa? Non lo so, poi vediamo. No, non poi vediamo. Questo è il punto, diciamo, più importante, no? A volte si perde in mezzo a tutto il discorso di tecnologia, eccetera, si perdono forse di vista gli obiettivi. Il sistema informativo non esiste per essere bello o per piacere. Esiste perché agevola, facilita, rende possibili dei processi aziendali. Punto e basta. L'azienda che faceva scarpe continua a fare scarpe, magari lo fa in modo diverso, più efficiente, migliore, ti dà maggiore visibilità, quello che vuoi. Però se, non so, dal punto di vista funzionale, di che cosa hanno bisogno gli operatori della mia azienda, i miei clienti, sono i miei fornitori, sono i miei dipendenti, sto semplicemente buttando via soldi. E poi dal punto di vista organizzativo, perché in qualche modo l'impatto maggiore non è tanto, sì, il sistema informativo ha un impatto sul portafoglio, di sicuro, ma quello maggiore è sempre sulle persone, perché va a modificare l'esistenza del sistema informativo, oppure il fatto di farlo in modi diversi, realizzarlo in modi diversi, coprire funzioni diverse o implementare i processi in modi diversi, impatta il lavoro quotidiano delle singole persone. Una persona che prima faceva un lavoro, il giorno dopo non serve più. Una persona che faceva il lavoro in un certo modo, il giorno dopo dovrà farlo in un modo diverso. Una funzione che era divisa magari tra due reparti, tra due gruppi aziendali, due, diciamo, sottofunzioni aziendali, a questo punto viene accorpata in uno solo, perché c'è di mezzo magari un meccanismo di automazione che rende inutili o automatizzabili alcuni passaggi. Però queste sono anche le conseguenze che vanno valutate. Oggi siamo organizzati così, ma quando il sistema informativo sarà in piede, come saremo organizzati? Giusto stamattina era una riunione presso i sistemi informativi del Comune, in Torino, e stavamo ragionando su un nuovo sistema che deve soppiantare un insieme di sistemi diversi. E si ragionava sul fatto che adesso c'erano una decina di persone che fornivano assistenza agli utenti per ciascuno di questi sottosistemi diversi, erano prodotti che erano nati negli anni, legittimamente, però erano separati, ciascuno diventava poi esperto su alcuni sottosistemi e forniva assistenza ai suoi utenti. Ecco, se si va verso un sistema unico, quelle persone dovranno cambiare, dovranno essere, diciamo così, ricollocate in modo diverso, formate su un nuovo sistema e si chiede, servono lo stesso numero di persone, servono le competenze diverse, eccetera. Questi sono i problemi veri, no? Non tanto trovare i soldi per dare l'appalto e costruire un sistema informativo. Sì, anche quello è un problema, ma minore, no? Rispetto a poi essere sicuri che poi venga usato, venga accettato dalle persone che devono usarlo. Ma una persona che per 20 anni si trovava l'icona in alto a destra e tu gliela metti in basso a sinistra, può farci una risata oppure può entrare in crisi, no? Sono persone magari che hanno fatto quello per tutta la vita e quindi si sono innamorate in un certo modo di lavorare, o è nato con loro, l'hanno costruito, se lo sentono proprio. Sono delle dinamiche abbastanza complesse, no? Per cui il sistema informativo non è neutrale, no? In qualche modo bisogna tenerne conto a livello decisionale, a livello progettuale. C'è la parte di progetto, cioè il flusso, i tempi, chi lo progetta, o qualcuno esterno, no? Sentito giusto ieri nominare una frase del tipo: ah, ma sì, ma perché hanno preso come una società di consulenza e si sono fatti fare le strategie. No? Mi sono accapponato i pochi capelli che avevo, perché dice, ma tu fai outsourcing di qualcuno che ti decide quali devono essere le tue strategie? Eppure esiste questa roba qua, no? Perché voi gestionali mi dite, no, devi risparmiare, quindi devi mandare tutto fuori, alla fine non hai più il know-how di chi sei tu, di che cosa fai, no? Ma non vuoi fare polemica. Però il processo di progettazione devo capire fino a dove me lo tengo in casa, quando lo trasferisco, con che tempi, eccetera. Vedere dal punto di vista, qui è
transazionale economico, cioè se il sistema informativo semplicemente gestisce informazioni mie al mio interno, oppure deve gestire anche i trasferimenti di denaro, in entrata e in uscita. No? Pensate il nostro portale della didattica, da quando potete pagare col banco, ma direttamente qua sulle vostre macchine. E quello ha aggiunto un livello di complessità che prima non c'era, non sono semplicemente dati che vengono scambiati al nostro interno, devi andare a integrare con tutti i requisiti legali e tecnici per poter fare queste cose. E poi invece c'è un aspetto invece economico, non necessariamente monetario, sulle ricadute, sui costi, sulla struttura dei costi, no? Tu stai traslando tendenzialmente dei costi di personale in costi di infrastruttura. Quindi cambia la struttura dei costi delle tue aziende, ma anche la produttività, probabilmente, no? Perché ti sono liberate delle risorse umane, di lavoro, e quindi con quelle puoi diciamo così, avere maggiori risultati. Ma poi non solo, perché finora abbiamo parlato del sistema che funziona per erogare servizi. C'è tutto l'aspetto decisionale che accennavamo prima. Il fatto di avere poi la possibilità di prendere quelle che si chiamano delle decisioni informate, informate dai fatti, dai numeri. Quindi a un certo punto, nel momento in cui si prendono decisioni, si analizzano dei fatti, li si analizzano non solamente più a partire da analisi qualitative o quantitative fatte ad hoc per poter prendere decisione. No? Spesso tradizionalmente dice, vabbè, dobbiamo decidere questo, cerchiamo di informarci, capire come vanno le cose e poi si decide. E molto spesso questo capire come fanno le cose è abbastanza informale, qualitativo, si parla con le persone responsabili. Però se tu parli con un responsabile del servizio, non avrai mai la stessa informazione che hai andando a vedere effettivamente, che so, gli operatori di quel servizio fanno. Ma lo fa, questo in realtà lo puoi tracciare grazie al fatto che il sistema informativo sa che cosa è stato fatto. No? Quindi si riesce a buttare via una serie di interpretazioni intermedie che poi di fatto sono delle approssimazioni oppure delle deformazioni della verità e avere effettivamente i dati su cui poter decidere ma questo mi conviene o no, questo reparto rende più di quell'altro o no, questa linea di prodotti che avevamo lanciato ha avuto successo oppure no. Fatto in modo integrato col sistema informativo che eroga il servizio. Questa, se vogliamo, è la differenza. Lo si poteva sempre fare prima, ma molto spesso l'analisi dei dati ai fini decisionali era separata rispetto all'operatività quotidiana. Invece oggi sempre di più si tendono a integrare le cose. Vabbè, questa figura voleva solo ricordare le varie ondate tecnologiche, ma lasciamo perdere quali sono i nomi di queste ondate, ma ricordarci che qualunque cosa decidiamo oggi non sarà mai l'ultima parola che diciamo e non sarà mai definitiva. Cioè, quando io scelgo una tecnologia, qui fa vedere le varie onde di tecnologie che crescono, raggiungono un picco e poi decrescono perché vengono soppiantate da altri tipi di tecnologie che sopravvengono. In questo momento si parla di hardware, ma diciamo così, l'andamento è abbastanza neutro rispetto all'oggetto, possiamo parlare di linguaggi di programmazione, possiamo parlare di approccio allo sviluppo, eccetera, eccetera. La tendenza è, ogni tanto c'è qualcosa di nuovo, alcune di queste cose prendono piede più di altre, e poi alcune si mantengono, diciamo così, allo stato dell'arte e poi cominciano a declinare. Visto che nessuna azienda nasce oggi e oggi decide tutto, fa tutto e poi semplicemente lavorerà per i prossimi anni, ci saranno diversi momenti in cui tu hai fatto delle scelte. Hai fatto delle scelte che magari erano all'ottimo. Che ne so, in questa compagnia in un certo istante di tempo ha dovuto fare una scelta e ha scelto, visto che era al top, la tecnologia migliore, le altre, sai, non erano molto diffuse, non erano molto, scusate, ancora affidabili, ha scelto di basarsi sulla tecnologia arancione. Qui parlo di mainframe, ma non mi interessa. Poi passano gli anni, la tecnologia arancione declina e quindi se deve fare una scelta qualche anno dopo, vabbè, probabilmente sceglierà la tecnologia azzurra o quella lilla. E così via. Ma è normale, tu cerchi di fare scelte migliori nel momento in cui le fai. Magari cerchi, se riesci, se sei capace, a fare scelte migliori anche guardando un pochino avanti, non solamente al presente. Ma comunque tu scelga, fai scelte diverse in istanti di tempo diversi. Allora, se noi fissiamo un istante di tempo unico, quindi tracciamo una linea verticale come questa, vediamo che in qualunque azienda che non sia appena nata, esiste un mix di tecnologie diverse. Esiste un mix perché semplicemente sono
diciamo così, i residui o ciò che è rimasto, gli artefatti, i risultati delle scelte che sono state fatte in passato in momenti diversi, ciascuna con dei criteri diversi, perché il mondo era cambiato, diverso in quel momento. Quindi è sempre necessario essere in grado di gestire la diversità. Non posso, tra virgolette, standardizzare troppo: i miei prodotti sono fatti con questo linguaggio, con questa tecnologia, con questo tipo di hardware. Lo posso dire oggi per adesso, ma non lo posso dire oggi per sempre. Per sempre devo sapere che potrò gestire, dovrò saper gestire una molteplicità di soluzioni. Non posso pensare di buttare via tutto e rifare. Ci sono alcune scelte che vi vincolano anche, diciamo, per il futuro molto lungo, altre scelte che si possono ridefinire più frequentemente. Però a livello manageriale devo già prevedere che la scelta che faccio oggi non è quella definitiva, non è l'unica possibile, no? E devo pensare a sistemi informativi diversi che crescono nel tempo, sono fatti in modo diverso, ma in qualche modo si devono poter parlare tra di loro, superando gli ostacoli di tecnologia, superando il fatto che sono implementati in modo diverso. Il cuore dei sistemi informativi delle istituzioni principali, insomma, pensate alla banca, alla finanza, alle assicurazioni, alle poste, insomma, tutti quei che sono stati i primi a dotarsi di sistemi informativi pesanti, girano ancora adesso con tecnologie degli anni 70, virtualizzate per carità all'interno di server comprati più di recente. Ma le modalità di sviluppo, i linguaggi, si usano molto del codice che c'è oggi, nei sistemi appunto bancari e finanziari, ancora codice COBOL scritto negli anni 70-80. Linguaggio che oggi non impara più nessuno, ma è ancora lì. Però guai se l'azienda, la banca avesse deciso, questa è la mia tecnologia, rimango a quella. Non avrebbe un sito web, non avrebbe l'home banking, non avrebbe le app. Queste ci sono nate nel tempo e devono integrarsi con la tecnologia del secolo scorso. Quindi questa è una visione che dobbiamo sempre mantenere. Ricordiamoci che noi stiamo facendo una scelta per il meglio del nostro progetto in questo momento, ma questo progetto non lavora da solo, dovrà lavorare in un ecosistema di altri progetti che sono nati in tempi diversi. È inutile che guardiamo con disgusto le cose che sono state fatte 20 anni fa, perché sono quelle per cui noi esistiamo ancora oggi. Se le cose sono ancora lì, 20 anni vuol dire che sono riuscite a sostenerci anche economicamente l'azienda fino a oggi, quindi tanto di rispetto, ma dobbiamo riuscire a lavorarci insieme, a farle funzionare insieme. Beh, qui è semplicemente uno zoom che fa vedere se noi andiamo a tagliare il mix di prodotti, di tecnologia all'interno dell'azienda in un istante di tempo diverso, vediamo ovviamente componenti percentuali diverse. Di cui l'ultima è the next hot technology, che poi sarà, chi lo sa. E ovviamente su questo sviluppo di nuove tecnologie ci sono onde di marketing estremamente aggressive. Cioè, in ogni momento sembra che si parli solo di una certa cosa. Cos'era? 2 o 3 anni fa tutti solo parlavano di cloud. Qualunque cosa, ma che sia in cloud. Aspirapolvere, ma io sono in cloud. E poi si è cominciato a parlare e ancora adesso molto, l'internet delle cose. E adesso se vai a vedere le richieste di lavoro, tutti vogliono data scientist. Se non fai data science, sei da cacchetta, non vale più niente. Ma poi tra un anno sarà diverso. Queste ondate qua, quando uno ne ha già visto un certo numero, impara a riconoscerlo e dice, vabbè, non ci muoio sotto questa volta. E quindi cerchiamo appunto di agire con giudizio. In un certo momento si espandono certe tecnologie e sembra che tutto il mondo debba andare lì. In realtà quello è bene che ci siano tutte, ma ciascuno deve stare al proprio posto, non stiamo al buzz mediatico. Media barra marketing che poi vanno di pari passo essenzialmente. E l'ultimo punto qua è ricordiamoci sempre degli utenti. Non c'è errore peggiore che potete fare di progettare un sistema chiudendo in una stanza 4 o 5 persone intelligentissime,
e non mettere in quella stanza nessuna delle persone che deve usare che dovrà usare il sistema o che oggi usa un sistema precedente, o che oggi magari fa anche tutto a mano. Tanti sistemi sono falliti perché sono stati progettati da persone che non avevano la minima idea di cosa voleva dire nel quotidiano fare le cose. Proprio il settore intero. Pensate quando proponevano, penso, i computer in ospedale. In reparto, magari ci sono, c'è un sistema informatico, gli ospedali, i medici e infermieri fanno più burocrazia che medicina, no? Sono sempre lì che fanno dati, ma dopodiché andate a vedere, normalmente in quei mestieri le mani tendenzialmente le hai occupate a far altro, praticamente anche gli occhi, guardare le persone, no? E allora succede che poi quel computer viene messo su uno stanzino, la gente va di trascrive dati che comunque di cui ha preso appunti su un foglio di carta. No? Allora, vuol dire che quando hai progettato il sistema non hai pensato all'uso effettivo, questo chiaramente è un caso limite, no? Ma non hai pensato all'uso effettivo che ne dovranno fare i tuoi utenti. E quindi hai progettato male. Gli utenti lo usano perché sono obbligati, punto. Perché se fosse un prodotto sul mercato nessuno se lo va a comprare. Allora, su questo sono molto più sensibili, su questo aspetto qua dell'usabilità, sono molto più sensibili le società che fanno B2C, perché dovendo andare al consumatore finale, questo consumatore finale deve decidere lo compro perché funziona, perché mi piace, oppure non lo compro. Però nel B2B molte volte, ma troppe volte si dimentica questo. Devo dire che l'avvento del web ha facilitato un po' le cose perché ha dato degli esempi in cui le persone sono abituate a dire, ah, lì funziona bene, perché con questo mi devo arrabbiare tutti i giorni? E allora cominci un po' a lamentarti, avere la consapevolezza che non sei tu scemo, ma che ti hanno progettato una cosa che non sta né in cielo né in terra. Di questo parleremo poi nell'ultimo capitolo del corso. Allora, tutti questi vari punti di vista, noi cerchiamo di riassumere in un modo un pochino più schematico su questo disegnino qua, che poi zoomeremo nei vari aspetti e che ci farà un pochino da guida, no, di tutto il corso. Cioè, noi cerchiamo di ragionare su un modello del sistema informativo che viene visto da vari punti di vista. Questi vari punti di vista sono principalmente tre, poi ciascuno di questi lo andiamo a espandere nei vari suoi rami, nei vari suoi componenti. Il modello tecnologico, IT Model, Information Technology Model, il modello funzionale e il modello organizzativo. Quindi noi adesso andremo a affrontare separatamente questi rami. Il modello tecnologico, beh, forse lo dice la parola, descrive con quali tecnologie il sistema è costruito. Funziona. In base a quali tecnologie funziona. Come funziona. Tecnologie hardware, tecnologie software, tecnologie di comunicazione. Alla fine sono queste le tre grosse famiglie tecnologiche. Poi abbiamo il modello funzionale, che è quello per noi più importante in questo corso, cioè che cosa fa il sistema, come descriviamo quali sono le funzioni svolte dal sistema. E poi c'è il modello organizzativo che cerca di raccontare come il sistema informativo interagisce con l'azienda all'interno della quale si l'azienda, l'organizzazione all'interno della quale si inserisce. Di questo ci occuperemo relativamente poco. Ma rimanendo anche solo modello IT e modello funzionale, questi sono largamente indipendenti. Cioè tu puoi decidere che cosa fa un sistema, quali processi gestisce, quali funzioni eroga, indipendentemente da, in buona parte, indipendentemente da quale tecnologia verrà usata per realizzarlo, se lo scriverò in Java o in Python, mi cambia qualcosa dal punto di vista delle funzioni che fa? No, non dovrebbe. E quindi può aver senso, no, analizzare questi aspetti separatamente. Però ci sono tutti sempre. Nel momento in cui io valuto un sistema informativo, valuto per comprare, valuto per far sviluppare, valuto per modificare, reingegnerizzare, mi devo ricordare di tutti i tre rami. Allora, se entriamo, smarchiamo per primo quello tecnologico, così non ce ne occupiamo più dopo. No? No. Modello tecnologico, modello IT anzi, ecco, lo possiamo decomporre in questo modo. In basso c'è la parte fisica. In alto c'è la parte soft,
non dico hardware e software perché non è proprio così, adesso entriamo più nel dettaglio. In basso a quello che viene chiamato modello tecnologico, IT, no? A monte, si chiamava modello IT. IT ha Information Technology, ha le due lettere, Information e Technology. Allora, in qualche modo noi spezziamo l'information dalla technology. Detto solo per aiutarci a ricordarlo, essenzialmente. L'aspetto tecnologico è l'aspetto degli oggetti fisici che ci servono per supportare l'elaborazione dell'informazione. Gli oggetti fisici sono nodi di calcolo, dispositivi che siano in grado di fare il processing del calcolo, e lì abbiamo i vari server, che metteremo da qualche parte, avremo i computer su cui lavorano, diciamo così, gli impiegati, che sono i client, le macchine client vicino all'utente, avremo le applicazioni mobili, abbiamo i terminali degli utenti, gli smartphone, avremo, che ne so, un pannello informativo di qua, avremo una tastiera di là, abbiamo un lettore di Bezier da un'altra parte, oggetti fisici. Se voglio che il sistema funzioni, li devo avere questi oggetti, o li compro o li affitto, ma li devo avere. O li affitto in casa mia, o li affitto a casa da altri. I vari modelli, no, di acquisizione di queste tecnologie sono chiaramente molto vari e molto flessibili. Ma in qualche modo, se devo fare dei calcoli, un computer su cui questi calcoli vengono fatti, se devo registrare dei dati, un hard disk su cui questi dati vengono messi, ci deve essere da qualche parte. E oggi non esiste più nulla che non abbia una forte connettività di rete. Quindi non solamente avere i nodi di calcolo, computer messi nella mia sede, messi in California, messi in Islanda, dove volete. Islanda voleva fare il business sui data center, perché loro, essendo un clima notoriamente fresco, risparmiano molto sull'aria condizionata. Perché uno dei costi principali dei data center non è comprare il computer, è tenere la temperatura bassa, l'aria condizionata, perché ogni computer acceso produce 500 watt, cioè una mezza stufetta elettrica. Quando tu ne hai magari 3.000 nella stessa stanza, immagina quanta potenza elettrica devi smaltire per evitare che la temperatura salga a 2.000 gradi, ecco, che renderebbe poco efficiente il calcolatore. Comunque, vabbè. E quindi non solo i nodi di calcolo, ma anche l'infrastruttura di rete. Ogni nodo di calcolo, dovunque sia, deve essere collegato agli altri oggi. Collegato attraverso reti private o reti pubbliche, cioè roba su internet oppure su reti private che mi faccio costruire per motivi di sicurezza tra le varie sedi della mia azienda. Possono essere reti locali, cioè magari ho il data center nello scantinato col condizionatore, eccetera, e terminale ovviamente li ho negli uffici, quindi una rete di scala locale. Oggi ci sono le reti wireless, no? La varia wifi in giro, eccetera, ci sono le reti 3G, le reti mobili. Da qualche parte però devo decidere come tutti i vari elementi vengono collegati tra di loro dal punto di vista della trasmissione dati. Chi può parlare con chi e attraverso quali reti? Allora, il pezzo che vediamo sempre noi è sempre solo l'ultimo. Cioè, alla fine il mio computer deve essere collegato a internet, se no non riesco a fare, se no non riesco a vedere, a collegarmi al sito. Questo è l'ultimo pezzettino. E la risposta per l'ultimo pezzettino è quasi sempre internet, soprattutto per i servizi B2C. Perché a questo punto svincola l'utente dalla posizione fisica del dispositivo. Ma poi lato server, anche lì l'architettura di rete può essere anche molto varia, anche molto complessa. Il database su cui ci sono i dati della banca non è su internet, tranquilli, di sicuro, no? È su una rete separata, accessibile solamente da altri tipi di macchine, e quindi c'è tutta una progettazione da fare per capire chi è collegato a chi può scambiare dati con chi, a che velocità, con che larghezza di banda, con che ridondanza, eccetera, eccetera. Allora voi dite, sono cose noiose, roba da ingegnere informatico. Sì, infatti ci sono anche qui. E servono per darti un'infrastruttura di calcolo che ha dei costi. Sta roba qua, che voi la compriate o che l'affittiate, alla fine del mese o la fete di ammortamento oppure la bolletta di affitto, ti arriva. Costi, oggi puoi comprare tutto quello che vuoi,
partire, però con un tizio diceva, ah, ma sì, ma la scalabilità. Sì, tutto è facile perché quella soluzione lì è scalabile. Sì, è scalabile se ci metti dentro dei soldi. Cioè, oggi ci sono molte soluzioni che sono appunto scalabili, nel senso che se tu hai 10 utenti funziona, se tu ne hai 100 continua a funzionare, se ne hai 1000, 10.000, 100.000 continua a funzionare. Però non puoi pensare che l'hardware che ti serve per gestire 100 utenti sia lo stesso hardware che ti serve per gestire 100.000. Sei stato bravo a renderlo scalabile, cioè che basta aggiungere hardware, basta aggiungere reti, basta aggiungere banda, che continua a funzionare, perché ci sono alcune soluzioni, alcune scelte proprio progettuali che hanno dei limiti intrinseci, per cui anche aggiungendo hardware non riesci ad andare a servire più. Quindi l'hai già progettato bene, ma poi ci devi mettere le risorse, dei costi. Qui c'è tutto un aspetto di dimensionamento, di riuscire a capire quali saranno i volumi di traffico, di utenza, per poter dimensionare la tecnologia. Questo è uno dei motivi per cui si va sempre di più verso il cloud, in cui tu ogni mese quasi puoi decidere di comprare più o meno, affittare, perdon, più o meno risorse di calcolo da un fornitore esterno, il quale, avendo poi molti clienti, riesce a bilanciare richieste, perché se tu raddoppi da un mese all'altro il carico di lavoro, non puoi pensare di raddoppiarvi, di farti un altro data center, l'investimento diventerebbe molto pesante. Vabbè, ma questo è ferro. Tutto questo è ferro, o rame anche, o fibra. O... Poi c'è tutta la parte I, la parte information, la parte software. La parte software non vuol dire solo un omino che scrive il codice. E soprattutto, qual è il processo, il metodo che uso per produrre questo software? È un software complesso, è sempre fatto a strati. Io qua ho indicato tre, che sono tre più importanti. E ogni strato ha delle sue specificità, ha delle sue scelte tecnologiche all'interno, e tipicamente viene sviluppato da specialisti di quello strato lì. Ad esempio, lo strato dei dati significa prendere i vari modelli concettuali e costruire database che siano in grado di memorizzare quei dati con la dovuta scalabilità, efficienza, tenendo conto dell'hardware che ho sotto, eccetera, eccetera. Quello è un mestiere di per sé. Progettista, amministratore, sistemista di base di dati. Che è completamente diverso, andiamo dall'altra parte, dal livello di presentazione. Presentation è l'ultimo passaggio verso l'utente finale. Quindi quel livello che genera l'interfaccia utente, che genera il sito web, che genera le vede alte dell'app, che sceglie il layout, sceglie i colori, sceglie il font, sceglie le dimensioni, sceglie le funzioni, definisce come deve essere fatto il menu, quali voci deve avere, che cosa deve stare nel menu principale, che cosa nei menu secondari, quali icone, che diciamo così, metafore utilizzare, eccetera, eccetera. È tutto l'aspetto che gestisce l'interazione finale con l'utente. Lì ci vogliono persone che siano esperte appunto di interazione utente, esperte di grafica, esperte di tecnologie front-end, di software, di linguaggi per la generazione delle interfacce grafiche, che sia web che sia mobile. E un mestiere ancora diverso è quello intermedio, quello delle cosiddette regole di business, cioè l'implementazione e l'assicurazione dei processi. Il software che quando tu nella tua bella interfaccia schiacci un bottone, invia bonifico, scatena una certa serie di azioni affinché questo bonifico venga fatto e che lo controlli, faccia i controlli che devono essere fatti, le verifiche, vada ad interagire con i sistemi che servono, vada ad interagire col modello dati, secondo certe regole. Il livello, a volte lo chiamano il livello logico o il livello delle regole di business. Quello che decide quali sono le regole secondo cui certe funzioni, secondo cui ciascuna delle funzioni viene realizzata. Noi lo vediamo molto simile al modello di processo che abbiamo. Cioè un processo ti dice, ok, quando l'utente chiede questa cosa, quali sono i passaggi che bisogna fare? Abbiamo già cominciato ad abituarci a vedere che ciascun passaggio in realtà implica una certa azione o interazione col livello logico, col livello dei dati. Cioè un'azione che devo fare solamente dopo un'altra e prima di quella dopo. E lo svolgere di quell'azione significa che i dati vengono modificati. Quindi il livello delle regole interagisce col livello dei dati. Ma poi interagisce anche con la presentazione, perché a un certo punto devi presentare il risultato all'utente e chiedere qual è la sua scelta, la sua prossima azione.
E questo livello intermedio è quello che effettivamente definisce davvero che cosa fa il sistema. E per ciascuno di questi, qui stiamo parlando solamente di software, tra virgolette solamente. Livelli di programmazione molto diversi, anche mestieri anche molto diversi, sempre nell'ambito del software, che in realtà danno forma a un certo tipo di applicazione. Se il livello delle regole è fatto bene, il livello della presentazione può essere quasi indipendente. Cioè, oramai ci sono moltissimi servizi che hanno sia il sito web che l'applicazione mobile. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno due livelli di presentazione che si appoggiano sullo stesso livello di business. Il livello di business fornisce delle interfacce che vengono sfruttate sia dal sito web sia dall'applicazione mobile. Il lavoro che hanno fatto, ad esempio, qua al Politecnico per creare quella bellissima applicazione mobile, quella ufficiale, che vi permette di accedere alle vostre cose, è stato, visto che il sistema precedente non era così ben separato, il lavoro che hanno dovuto fare come prima cosa è stato quello di separare la parte di presentazione tradizionale web dalla parte delle regole di business, in modo da poter agganciare, avere delle regole nude, senza interfaccia davanti, a cui poter, che potessero essere richiamate dall'applicazione mobile. Quindi, vuol dire anche migrare un sistema che era stato fatto, pensato solamente per la parte web, migrarlo verso un livello di presentazione multiplo. E quindi cambiare anche l'organizzazione del software. È chiaro che qui voi dite, mi state guardando dicendo: ma noi che ce frega di queste cose? Magari voi non, direttamente non sarete coinvolti, ma sappiate che queste sono scelte non indifferenti. E vorrei solo che non venissero mai imposte da qualcuno che non capisce o che non ha percezione di che cosa vuol dire. Ah, usiamo la metodologia X di sviluppo perché è tanto bella, l'ho letta sull'ultimo numero di un giornale, oppure è venuto un commerciale a vendermi il tool che la supporta, mi ha detto che è la figata più bella del mondo e quindi adesso in avanti si sviluppa così. No? Ogni scelta ha delle conseguenze, soprattutto perché poi questo sistema informativo vivrà 10 anni. E quindi nel frattempo dovrà essere ripreso in mano molte volte, quindi le scelte che vanno fatte tenendo presente delle conseguenze. Allora, qui dice a parole quello che avevamo detto prima. Tanto per aiutarci a capire questi vari livelli, qui ci sono alcuni passaggi che sono relativi a un ipotetico bancomat, no? E fa vedere che cosa viene fatto, quali sono i compiti dei vari livelli man mano che l'utente va avanti, no? Ad esempio, a livello di presentazione, permette all'utente di scegliere: voglio fare un prelievo e di indicare l'ammontare del prelievo che deve fare, no? Facciamo lo sportello del bancomat. Quando voi andate allo sportello del bancomat, lì è il livello di presentazione di un sistema informativo il cui cuore però è dentro nello scantinato di una banca da qualche altra parte, dove c'è la regola di business vera e propria che verifica se voi avete, ad esempio, i fondi o la possibilità o il diritto di poter prelevare quella cifra. No, quella verifica non te lo fa il banco. Il banco ti permette di schiacciare i bottoni, scegliere l'importo, poi una volta che l'interazione con l'utente è finita, il banco parla con la banca e gli dice: guarda, questo utente qui vorrebbe fare questo prelievo. La banca autorizza, non autorizza, decide, non decide, a quel punto poi il bancomat poi proseguirà. E sulla base di che cosa, diciamo così, la banca autorizza o no la tua richiesta di prelievo? Sulla base di regole, per cui tu devi avere innanzitutto il bancomat abilitato sul circuito giusto, la disponibilità sul conto, non devi aver prelevato più di tot nella giornata stessa, non devi aver superato il limite dei prelievi mensili, e una serie di regole logiche, no? Mangiatevi dei rombi, delle choice che dicono: ma tu in quale caso sei di questi? E tutte queste regole vanno applicate tenendo conto del flusso logico, del processo, delle regole di business e dei dati, perché a ogni passaggio devo andare a chiedermi se hai nel conto corrente una certa disponibilità, se nell'ultimo giorno hai fatto già prelievi, se nell'ultimo mese hai già fatto prelievi, e queste sono tutte operazioni di interazione con il livello dei dati. Il livello dei dati mette a disposizione i dati che ha su di te, i dati che puoi gestire. Quindi questo vale per ogni tipo di sistema informativo, no? Spesso si riesce quasi sempre a separare molto bene, almeno mentalmente, i vari tre livelli. Però
La parte di software che interagisce con l'utente non ne può fregare di meno se lui sia solvente oppure no, semplicemente esegue gli ordini che arrivano dal livello delle regole. Il livello delle regole è quello veramente intelligente. I dati per loro natura sono un oggetto passivo. Se gli dico incrementati, lui si incrementa. Infatti l'abbiamo chiamato dati, non informazioni. Lui non sa cosa fa. È il livello delle regole che capisce cosa deve fare con i dati. O meglio, non capisce. Chi ha progettato il livello delle regole deve cap ha capito cosa doveva fare con i dati in modo da farlo accadere e farlo accadere solamente nel momento giusto, solamente quando le condizioni sono verificate. Quindi noi un pochino di questi due livelli, a livello di analisi, ci siamo già occupati facendo un modello concettuale che in qualche modo racconta cosa contiene il livello dei dati, facendo la modellazione di processo che in qualche modo racconta ciò che succede, ciò che dovrà essere implementato dentro il livello delle regole, no? Ci manca anche ancora di lavorare, di capire un po' come ragionare a livello di presentazione, cioè quindi gestire poi l'interazione con l'utente, qui ti chiederemo poi capitolo sui casi d'uso e capitolo sui mockup a questi due aspetti. Beh, a livello di presentazione noi ci immaginiamo le varie videate più o meno belle, più o meno brutte, in cui ci sono dentro i singoli dati, che ti permettono di inserire, cancellare, eliminare, visualizzare, ricercare, eccetera, eccetera. Poi ci torneremo, come dicevo, più avanti. Scusate, voglio solo arrivare a saltare queste parti qua che sono noiose. No, questa devo citare. Ecco, la maggior parte di questi sistemi sono fatti, dicevo, di vari livelli. E questi vari livelli come parlano tra di loro? Parlano tra di loro scambiandosi servizi. Una delle architetture più utilizzate, adesso da quando c'è il web un pochino meno, ma si è evoluta in un certo senso, è il paradigma client-server. Cioè tu hai una macchina, server, che offre dei servizi, e una macchina client che usa quei servizi, richiedendoli al server. Poi quando parlo di macchina, vedetelo in senso astratto, magari sia il client che il server sono sullo stesso computer fisico. Oppure magari sono da due parti diverse del mondo, non ci importa il servizio che sta offrendo. Allora, quando noi abbiamo un'applicazione mobile, no? Che so, tu scrivi un post su Facebook, qua hai un'applicazione client sul telefono. Interagisce con quell'applicazione e poi quando fai invia, il software che gira sul tuo telefono, che è installato sul tuo telefono, parla con i server dell'azienda e dice guarda che questo utente vuole scrivere questo post. Fa una richiesta di servizio, invia un post e l'azienda, cioè il server dell'azienda, esegue effettivamente questa richiesta e poi aggiorna i suoi dati in modo che tutti lo possano vedere e così via. Quindi abbiamo sempre, in questo caso abbiamo due software diversi che si parlano tra di loro. Una è l'app che è installata sul cellulare, oppure il programma che è installato sul computer, e l'altro è il server su cui gira l'applicazione. Ma a sua volta, molto probabilmente, il server di Facebook che gestisce le regole, a sua volta parlerà con un server di database in cui andare a effettivamente modificare i dati. Quindi abbiamo delle architetture sempre fatte su molti livelli, in cui ciascun livello richiede dei servizi a livello successivo, e i vari livelli in qualche modo sono tutti interposti, sono stack di livelli interposti tra l'utente che comunica con il livello di progettazione e l'ultimo più in basso che è il livello dei dati, dove alla fine il dato viene memorizzato. E uno o più livelli ci sono per gestire i vari tipi di comunicazione. Questa figura, tra l'altro, ci dice, dà dei nomi, no? A questi livelli, il livello di presentazione, il livello della logica applicativa e il livello dei dati. Qui è chiamato di logica e non di regole di business, ma è la stessa cosa, no? Logica e regole sono sinonimi. E questa figura ci fa vedere che i macro livelli sono sempre tre, presentazione, logica e dati, ma possono essere partizionati in modo diverso. Questo buco sta a indicare che da una parte, cioè da indicare separazione fisica. Ad esempio, possiamo avere un caso in cui tu hai
la gestione dei dati, la gestione della logica, la presentazione, parte della presentazione su un server, e sul client è solamente la presentazione. La visualizzazione in pratica, perché in realtà la presentazione è già stata pensata qua. Questo è ciò che facciamo quando navighiamo sui siti web, quelli di prima generazione. Tutta la logica, tutto l'HTML che viene generato sta tutto sul server, e sul nostro computer c'è un semplice browser che non sa in realtà cosa sta facendo e visualizza. Per esempio questa, in realtà sarebbe più la terza, a cavallo tra la seconda e la terza architettura, in cui sul lato server, pensiamo alla seconda, pensiamo al caso dell'applicazione mobile. L'applicazione mobile di Facebook è un'applicazione che gira sul mio client e parla con la logica applicativa di Facebook. Quando io interagisco attraverso l'applicazione mobile con Facebook, la presentazione, cioè le immagini che vedo, le decide semplicemente l'applicazione che c'è installata qua sopra. Lo scambio di informazioni col server avviene solamente scambiando dei dati e basta. Non delle videate, non dei bottoni, dei menu o altro. Quindi sul server c'è solamente la logica e ovviamente i dati. Mentre tutta l'interazione viene gestita localmente. In realtà le applicazioni mobili per buona parte in realtà non sono puri livelli di presentazione, ma contengono al loro interno già un pochino di logica applicativa. Cioè alcune cose, alcune regole già le implementano loro per evitare di farti fare delle azioni che poi i server dopo ti dicano non si può fare. Quindi in particolare la logica applicativa è sempre divisa, no, tra un pochino sul client e un pochino sul server. O meglio, il server la implementa tutta e il client ne implementa di nuovo un sottoinsieme, no? Per facilitare soprattutto la presentazione, per anticipare gli errori, evitare gli errori, correggere i dati, eccetera, eccetera. Quelle funzioni che sono di autocompletamento, cose di questo genere, sono funzioni di logica, non solamente di visualizzazione. E quindi qua devo avere un pochino di intelligenza. Ma comunque i dati stanno da un'altra parte e le logiche stanno da un'altra parte. E questo è quello che ci permette di avere, che ne so, sullo stesso dato, sulla stessa logica applicativa, due interfacce completamente diverse, l'interfaccia mobile e l'interfaccia web. Semplicemente basta prendere questo livello di applicazione, di logica applicativa, metterci sopra, come è stato fatto qui, un livello di presentazione remota, cioè genera pagina HTML, e ho il sito web che usa la stessa logica applicativa. E ho l'app mobile che usa la stessa logica applicativa, sottostante. Quindi, a seconda delle mode, delle tecnologie, eccetera, dei dispositivi che ho a disposizione, posso giocarmi a questa cosa. Queste altre due colonne invece mi fanno un po' paura, soprattutto la terza, cioè di avere al lato client, lato utente, sia la presentazione che la logica applicativa che espone, e il server che espone dei dati direttamente, i dati nudi. Allora, nel fare questo, se io scelgo una struttura di questo genere, quindi magari ho un database condiviso e poi ho tanti programmi che ci installiamo, ciascuno sul proprio computer o sul proprio smartphone, secondo ci sono programmi per Windows oppure per Android, eccetera, e questi programmi hanno accesso direttamente al database. Allora, facendo così, io mi sto fidando che tutti questi vari programmi client modificano i dati nel database seguendo la stessa logica. E che questa logica sia corretta, sia giusta, sia verificata. Negli altri casi, fino a qua, nelle prime tre colonne, i dati non me li modifica mai il client. Il client chiede al server, al livello di logica del server, fammi questa operazione. E il livello di logica, prima di farla, controlla che sia giusto farla. Poi eventualmente la fa. Qua sotto invece no. Mi fido che il mio client implementi le cose correttamente, le regole e i controlli correttamente. E non è sempre male fidarsi di qualcuno che non stai controllando direttamente. Tu puoi dire, ma non ho capito, scusa, cioè l'app gliela do io
ci scrivo io la logica applicativa, perché mai dovrebbe essere diversa, diverso fidarmi della logica applicativa di un'app che ho scritto io rispetto alla logica applicativa che gira sul server che ho scritto io? Dov'è la differenza? Che il server a casa mia non lo toccano. L'app, chiunque che abbia gli incentivi giusti, me la può andare a modificare. Ne fa un'altra simile, ne fa un'altra che pretende di essere lei, o si mette in mezzo, modifica i dati e quindi cerca di bypassare delle regole. Se l'unico controllo che c'è è qua, e una volta che questo controllo è passato, io ho accesso totale ai dati, allora bucare questo controllo, andando a modificare il programma con varie tecniche di cracking delle applicazioni, è molto più facile che non cercare di bucare un'applicazione, una logica applicativa che sta comunque su un server da un'altra parte, protetto da firewall, eccetera, eccetera. Perché io ce l'ho in mano quel software, quindi posso modificare con qualunque modo, posso vedere che informazioni si scambiano qui e mandare i miei comandi al posto dei suoi, cioè di trucchi lato client ne posso fare tantissimi. Quindi, a meno che voi non abbiate la fiducia e il controllo totale del lato client, cioè mai, non si lasciano mai i dati non protetti. Ok, chi si è provato a farlo ha finito male, perché prima o poi qualcosa storto va. Anche perché poi ti trovi un dato modificato senza sapere perché. Tu puoi avere un errore, un hacker che ti entra, ti modifica, ti rovina, anche, ti buca il sito anche nei primi due casi. Ma c'è una cosa chiave che fa sempre questa logica applicativa, il cosiddetto login, tiene traccia di quello che è stato fatto. E quindi so quali sono i passaggi che sono stati fatti e quindi al limite posso andare all'indietro a ricostruire il dato errato, cioè ripristinare il dato corretto perché mi accorgo quando è stato, corrotto. Se invece ho la logica da quest'altro lato che per di più agisce in modo fraudolento, il dato una volta che è sporco per sempre. E uso il cazzo. Quindi queste tecniche oggi non si usano più, si potevano usare in passato quando anche il client in realtà era una macchina controllata, non toccabile veramente dall'utente finale. Però vuol dire fidarsi del client e fidarsi della rete che ci sta in mezzo. Quindi i livelli sono sempre gli stessi, a seconda di dove separo la rete, di dove la rete separa il client dal server, posso avere modelli di sviluppo diversi. Ciascuno di questi modelli di sviluppo richiede anche linguaggi di programmazione diversi, organizzazioni diverse dei team di sviluppo. Nella logica attuale, che è questa terza colonna, che vale sia per applicazioni web moderne, dove tu hai così di HTML e così di JavaScript nel sito, perché c'è tutta la logica che gira sul sito, lato client, oppure applicazioni mobile, sono molto simili. No? Oggi si sviluppa così. E qual è la prima cosa che decide un team di sviluppo? È l'interfaccia qua in mezzo. Quali funzioni vengono offerte dal server? Una volta che sei d'accordo sul documento della interfaccia applicativa, le cosiddette API, il team di sviluppo server e il team di sviluppo client possono andare avanti per la loro strada, in buona parte, salvo fare poi dei test di integrazione. Oggi si lavora così. Non vi so dire nel passato, non vi so dire nel futuro, se non salteranno fuori dei modelli diversi. Però il modello di scelta tecnologica ha impatti organizzativi sui tempi di sviluppo, sull'organizzazione del gruppo di lavoro, di sviluppo e così via. Sulla flessibilità del risultato che puoi ottenere, puoi avere più front-end, più livelli di presentazione diversi per lo stesso back-end, sì o no, a seconda di ciò che scegli. Quindi questo non è un aspetto da dare per scontato, quello dell'architettura informatica massiva, ci pensano poi i consulenti e si arrangiano loro. Perché è un aspetto che ha impatto sull'evolutività, sulle possibili evoluzioni future del nostro sistema. Come dicevo, molte di queste soluzioni, o meglio, dico diversamente, molte delle nostre esigenze richiedono un livello di flessibilità che rischia di essere maggiore rispetto agli investimenti di infrastruttura. Io oggi so quanti clienti ho, so quanti clienti avrò tra 6 mesi, tra un anno? No. Che volumi avrò da gestire? Allora,
per quanto riguarda l'elaborazione dei dati, io devo, ipotizziamo magari che l'anno prossimo avrò, non so, 10 volte tanto il volume attuale, no? Dovrò aumentarlo un fattore 10 perché sono bravo. Io che dimensiono il sistema informativo oggi, devo dimensionarlo sulla base dei volumi di oggi o sulla base dei volumi dell'anno prossimo? Se dimensiono sulla base dei volumi l'anno prossimo sarà a posto, ma oggi spendo 10 volte più di quanto potrei o dovrei. E poi magari non arrivo a 10, arrivo a 5 e ho sprecato i soldi. Oppure magari non arrivo a 10 e arrivo a 20 e non ci sto dentro pur avendo speso molto all'inizio. Parliamo dell'infrastruttura tecnologica. Come dimensione dell'infrastruttura tecnologica oggi per poter venire incontro alle esigenze di domani, ma domani è anche vicino, a distanza di mesi o anni. Allora, tutto il cloud computing è stato o cerca di essere la risposta a questo problema. Se io non mi metto in casa mia dei data center, quindi non allestisco delle stanze, aria condizionata, server, dischi, unità di backup, reti, eccetera, eccetera, non faccio venire la ruspa da me per predisporre un locale, che comunque non saprei dimensionare, perché, o che comunque non potrei modificare o ridimensionare rapidamente quando cambiano le mie esigenze. Allora ciò che faccio, mi affido a chi fa solo quello di mestiere, fa data center di mestiere, fa data center che ha una capacità 10.000 volte superiore a quella che serve a me, e io ne affitto un pezzettino. Sapete, i primi che hanno cominciato, sono cominciati a entrare in questa logica di cloud, fare business con il cloud, col cloud computing, chi è stato? Amazon. Amazon aveva un data center dimensionato per le loro transazioni di commercio elettronico, di marketplace. Quindi ha dimensionato, e loro, se andate a vedere i tempi di risposta quando fate le cose, i tipi di calcoli che deve fare per darvi la pagina, hanno da dare lezioni a chiunque, dal punto di vista tecnologico. Avevano questi bei grandi data center distribuiti per il mondo e si sono accorti che i data center per la maggior parte del tempo erano sottoutilizzati. Allora hanno cominciato a pensare, ma visto che noi abbiamo infrastruttura, abbiamo un linguaggio, ci siamo fatti le librerie, ci siamo fatti il modo per fare applicazioni distribuite in tutto il mondo, affittiamolo un pezzettino. Quindi oggi Amazon guadagna quasi quanto dall'affitto del proprio cloud quanto dalle transazioni sulle vendite. Perché poi ovviamente ha cominciato anche a costruire data center in più apposta per poterle. AWS, Amazon Web Services, tutta una parte, no? Che serve proprio per vendere servizi di questo genere. Allora, dal punto di vista dell'azienda che acquista, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho un contratto con l'azienda fornitrice del cloud computing per 10 server. Io mi accorgo che li sto saturando, stanno arrivando al massimo della loro capacità, vado sul sito, da 10 scrivo 20 e dal giorno dopo, alcune volte da qualche ora dopo, oppure da un giorno dopo, anziché 10 macchine che gireranno, o 10 CPU che lavoreranno per me, ce ne saranno 20. Punto. Il capacity planning non è più un problema mio, è diventato un problema del mio fornitore. Viceversa, si riducono i volumi? Un investimento che ho fatto non lo posso più tornare indietro, ormai l'ho fatto. Invece in questo caso, se dal mese prossimo si riducono i volumi, da 20 ritorno a 10. CPU che lavorano per me, da 40 terabyte ritorno a 20, da tot gigabyte al mese di banda lì di mezzo, e da quel momento in avanti pagherò di meno. Quindi ho ribaltato su dei costi operativi quelli che erano dei costi di investimento. Ovviamente li pagherò di più, costa il cloud, quello fatto bene, non quello... Però mi dà un livello di flessibilità che invece con un investimento tradizionale non potrei avere. Bello tutto, fino all'anno scorso, quando hanno cominciato a saltare fuori i problemucci di privacy. Il fatto che avere dei dati di una tua azienda italiana, francese, tedesca, svizzera, su un server, che sono in California o in chissà quale nazione, e poi chi gestisce il server... A chi li dà questi dati? A chi li rende visibili? N.000 scandali da Snowden in avanti hanno scoperto che in realtà dare i tuoi dati e la tua applicazione, la tua logica applicativa in gestione a un terzo, devi proprio fidarti bene, 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 no? E a volte non c'era così tanto da fidarsi, per cui molti stanno cercando di tornare su soluzioni
magari sì, cloud, ma un pochino più vicino all'interno dei confini nazionali e così via facendo. Quindi c'è un pochino di tensione su questo, dal punto di vista economico ha senso, dal punto di vista della sicurezza, della proprietà, della sicurezza dei dati, dà un pochino più da pensare. Chiaramente c'è il livello organizzativo che si intreccia molto con quello tecnologico in questo senso. Ok, per oggi ci fermiamo qua.